Si sente? Sì! È la seconda che ho fatto. Allora, adesso facciamo così, la strutturiamo così in maniera molto semplice, non faremo troppo tardi, ci mancherebbe. Adesso, ascoltatemi, look me, Milena, look me, guardate me. Allora, facciamo così, adesso i nostri ragazzi ci intratterranno con dei canti. No, c'è la nostra Elisabetta, non so se canta qualcun altro, non so. Aspettate, eh? Nel frattempo che loro cantano, noi mangiamo. Ci saranno le signore che passeranno e vi daranno pizzette, non so che cosa c'è. Dopo che vi siete riempiti, dai canti possiamo fare anche qualche karaoke se volete. Alla fine, così, prima di chiudere poi la serata, se qualcuno, e mi farete Anna Rita, Rosaria, dopo aver, aspetta Rosa, aspetta, diciamo prima il programma, così ognuno si regola. Allora, si canta un po', cantano i ragazzi, noi ci dilettiamo e vediamo la voce di Elisabetta e vengono distribuite le pizze. Dopo, se qualcuno vuole, se ha desiderio, l'anno scorso c'è stato qualcuno che ha cantato, dopo aver cantato mi farebbe piacere, però devono essere brevi perché se ci sono tanti, mi farebbe piacere per noi giovani, anche se non siamo tanti, ma serve, per noi giovani mi farebbe piacere qualche piccola testimonianza, poi accenderemo anche la luce quando facciamo le testimonianze. Va bene? Mi sta bene? Non lo so.
Sono Raffaele, penso che mi conoscete. Ci tengo a dire quartiere spagnolo, sono orgoglioso di dire che sono del quartiere spagnolo. Quando si sente parlare a Napoli dei quartieri spagnoli, scappano tutti. Nel 1946, che è finita la guerra, le persone che andavano ai quartieri spagnoli, prima di entrare dal fondo di Mole a salire sopra che c'erano delle case chiuse e cose, stava scritto Flipix, tu vieni qua, al tuo rischio e pericolo. Però io non volevo dire questo, volevo dire io sono napoletano, ma anche voi siete napoletano, nonostante che siete della provincia. Sono Cafoni. Voi non conoscete. A Caimanici di Cafoni. Voi non conoscete la vostra città, non la conoscete. La dovreste conoscere un pochettino meglio, come facevo io prima, andavo a fare quattro passi per Toledo, poi si chiama via Roma. Allora voi là scoprirete tante cose belle, innanzitutto tornando indietro nel tempo, nel 1730 Napoli era governata dai Borboni, c'era Carlo di Borboni, un giorno gli è andato a fare una passeggiata a Caserta che faceva parte del suo regno e ha visto tante belle cose. Ha sottratto le terre ai contadini e ha fatto la famosa reggia di Caserta, la cascata, però voleva qualche cosa di più bella da Bernino. Bernino è un grande costruttore e ha fatto tante cose belle, ha fatto il palazzo, come lo chiamano, Serraglio, a Piazza Carlo III, ha fatto la reggia di Caserta, le cascate di Caserta, tutte quelle cose belle. E tante altre cose. Carlo di Borbone, quando ha iniziato a fare la reggia di Caserta e tutte queste belle cose, era il 1730, è arrivato al 1800, è stato subentrato da Ferdinando, un altro parente, fratello, padre, non lo so chi era. Ferdinando era un napoletano verace, gli piacevano le donne, tra le sue donne adescate c'era anche una migliaccio. E poi devo raccontare il fatto che questa signora Migliaccio aveva già 4-5 figli e lui ne era innamorato pazzo, lui piaceva di essere chiamato Don Ferdinando, no maestà, piaceva mischiarsi con il popolo napoletano, mettersi la coppola dei guappi e andare gironzolando per Napoli, per le vie di Napoli. E con questa signora Migliaccio gli ha regalato la famosa villa Floridiano, la Floridiana al Bomber, a via Cimarosa, e qualche cosa di bello, di incantevole da vedere, da andare sempre, via Roma Giordano, ci portate a sinistra, e sta la Floridiana, 200 metri sulla destra. Poi, dopo, intendo, c'è anche il Museo della Ceramica. Su Ferdinando di Borbone, gli amava tante le cose belle, si è preso una donna brutta, e che cosa ha fatto? Si è preso una austriaca, una donna che prima i piatti, tutte le ceramiche, le cose belle, non erano cinese, erano austriache, erano tedesche. E sposandosi questa donna sono venuti centinaia di maestri della ceramica e ha iniziato a lavorare vicino al Bosco di Capimonte. Dal Bosco di Capimonte a scendere giù fino a Piazza Carlo III sono nate delle industrie della ceramica. Questa è una delle tante belle cose. Poi a Napoli c'erano le guardie regge. Noi abbiamo la polizia municipale, là c'erano le guardie regge. Non è vero che erano delle persone brutte e cattive, perché quando vediamo dei ragazzi che facevano delle cose che non dovevano fare, non è che le chiudevano in carcere e non è che picchiavano. Le portavano al Serraglio, a Piazza Carlo III, un altro palazzo, un palazziere piccirillo e 100.000 metri quadri. Io tutte queste cose le so perché per sbaglio una domenica sono andato a Napoli e nel tornare mi sono reso conto che non potevo tornare a casa, che era la giornata che le macchine dovevano rientrare a 1.30 e ho visto
disse che c'era una folla di 200-300 persone, un palazzo di Piazza Carlo III su Raglia, e mi sono aggregata pure io. E andando presso a queste persone ho visto delle stanze, ogni stanza non era come queste, era un poco più piccolo, 400-500 metri quadri, cioè un doppio e mezzo di queste. E lì ogni persona aveva adottato questo monumento, ma non erano delle persone da poco, ignoranti come me, che non capiscono niente. La mia scuola è stata la strada, perché sono un monello dei quartieri spagnoli, no? Non è che sono andato a scuola, sono andato a scuola, però mi hanno forzato ad andare a scuola. Però vi posso dire che sono stata a una scuola la più pagata di Napoli, l'Istituto Pontani, ho preso la licenza della quinta. Non è facile ad andare a quella scuola, per andare a quella scuola ci vuole un portafoglio a organetta. A me mi ha adottata una persona ricca e ha adottato anche mio fratello. Ho preso la licenza della guida. Il resto l'ha fatta la strada. Boh, torniamo a Ferdinando. Ferdinando, non vi potete immaginare le cose belle che ha fatto. Pensate un po', Napoli nell'Ottocento era capitale della Spagna, della Catalogna, del regno delle due Sicilie e del regno di Napoli, era qualche cosa, era capitale europea. Napoli contava 700.000 abitanti, veniva subito dopo Parigi, contava 7.600 stabilimenti, industrie, tutte le cose belle che nascevano al mondo. Sono nata a Napoli, il primo premio è partito da Orsa e poi è nata a Napoli. Un nord, se le sognavano queste cose. Poi mi ha ringraziato un re, dobbiamo ringraziare Savoia, Caripace, non era come il famoso eroe dei due monti. All'epoca un banco di Napoli esisteva. Quando il Caripace è sbarcato a Napoli, ha chiesto un prestito un banco di Napoli di 200.000 lire e nell'830-835, non mi ricordo un giorno esatto, era una cifra iperbolica, perché lui doveva riconquistare proprio l'unità d'Italia, era, doveva fare tante cose belle ed era importante. Vi posso dire che dall'Ottocento al 2016 sono state le cambiali di Garibaldi a Napoli, e poi il resto lo sappiamo. Napoli teneva grana, teneva frutta, teneva verdure, c'aveva tutte, era la città più bella del mondo. E lo è ancora. Napoli è una delle sette meraviglie del mondo. Io amo la mia città e la dovete amare anche voi. Quando era a Napoli, viene a firmare la sette meraviglie. Vedete, esatto. Io vorrei sapere una cosa, però forse toccherò un tasto un po' da un po' di sofferenza, però una cosa vorrei sapere, posso, se mi permette, come hai conosciuto tua moglie? Chi? Tua moglie. Ah, veramente, io ho avuto due mogli. Buonasera a tutti. Tu? Buonasera a tutti quanti. Un applauso a Vito! Allora, buonasera a tutti quanti. Ciao Vito, allora, buonasera, scusate, sono rimasto meglio, scusate. A volte io sento anche gli incidenti, no? A volte gli incontri del passato erano molto significativi. Volevo sapere se c'era un incontro significativo con quella che poi è diventata tua moglie. Sono stato, secondo me, per il pasticcere, no, Davide. Allora, Davide c'era il padre operaio, quando c'è una chiamata, no? E a casa di questa persona si parlava. E c'erano dei parenti della Bonanima, che stavano là. E allora, io l'ho invitato a ballare per modo di dire, perché era abbastanza energico, ma non era così, era 68 kg, faceva un brucino, stava all'Olimpia a Piazza, ed era anche brava,
Però da Villalba, che ci caricavano un cambio di pari, un cambio di zucchero, mi davano 1000 lire di mancia, no. Quella 1000 lire poi doveva essere mia, non era mia, era da basso collaboratore. A basso collaboratore, dicevo che era giù. Rami, accanto erano tutti sport, sport erano in sigaretta. E costava 140 lire al pacchetto, poi brava 1000 lire di sigaretta, non con un di moda, e buttava a basso. Allora che lui era il caruccio che comandava, no? Eravamo 14 di operare. Lui si pigliava 3 pacchetti di sigarette, o seconda se ne pigliava 15. Poi gli altri 12, a me mi toccavano 3 sigarette, dice tu stai sempre in casa, mi mangia e mi, se la migra dei figli, mi, non fu. E mi dico, però vi posso dire una cosa, io la mia vita, ho quasi 80 anni, l'ho vissuta per intero, tutte le cose che ho fatto da quando sono nata fino adesso, mi ricordo tutto, e posso parlare da adesso fino a domani mattina di tutte le cose. Poi adesso mi ha interrotto, mi ha detto come hai conosciuto la tua sposa, l'ho conosciuto là. Mia moglie era di San Martino e Valle Caolina, la prima. E era qualche cosa di bello, uscì, però prima non c'era la macchina. Prima si camminava con la via di Colara, quando ci volevamo appartare, pigliavamo con un giornale che si chiamava Rumo, un mattino costava 15 lire. Ci pigliavamo a Piazza 3:30, ci pigliavamo 120, vicino al Teatro San Carlo, il Petto San Carlo, e ci portavamo un quarto di rimembranza. Tu sapevi, tu sta scena con i sentimenti, perché se vuoi fare le mie braccia, se vai, voi potete fare una campanata, vado a cantare qualche, la busta di patatine, una Coca-Cola, un panzarotto, una settimana, ci siamo. Era così, era bella, ci siamo così, la gente si era disperata, si buttava giù, poi hanno allargato un bassetto, quando qualcuno si dava la coppa a bagno. Ma c'è un sacco di 3 metri e sono più bravosso. E ci sono stati più morti, perché dopo l'andavano a pigliare a 30 rime. Lo parco era rimembranza, no? Sotto, e l'andavano a pigliare a 30 rime, ed era bello. La seconda moglie l'ho conosciuta a San Giacomo di Capri, che c'aveva San Merino, e la vedevo passare, che sono stato vedo da 3 anni, e la guardavo. Un giorno gli ho detto, forse è te ci danzeremo. E non guardava queste scelte. Tanto veniva anche misteriata, una bianchina panoramica, era qualche cosa di bello, di quei piedi verdi. E così è stato, così è stato. Ho avuto 3 figli con la prima e 3 con la seconda. Esatto, e l'ho perso, la prima l'ho persa dopo 5-6 anni, la sera che ammazzarono anche lei, morì anche lei. La portava all'ospedale, lui al rischio gli disse che Raffaele non mi sente bene. E la portava all'ospedale, Dunque non mi chiamare nemmeno all'ospedale, me lo fece sapere che faceva i servizi e lungo funebre. Esatto. Lasciamo perdere su cose da. Poi con la seconda lei è andata a fare. La notte vicina a Pomarelli e mia figlia Giovanna, e là si è sentita male. Un marito di questi mi ha detto, Don Raffaele, ma io ho policlinico, mi la signora Rossa non si è sentita bene. Allora io sono andata con lui, lei stava sulla barrella, era calda, e oh, ricevi, che mi faceva si scende, andiamo a casa, mi fa scema, ricevi. Lo sai che mi impressiona facilmente? È stata la fine del mondo quei giorni. Poi ha già conosciuto a Totoro. E Totoro quando mi ha fatto avere delle cose bellissime, mi ha dato tutto. Su signore dice la coppa all'altare, un granellino e senape. Lui è il medico mi ha curante di tutta l'umanità. Lui è la persona che, però, anche se non ci credete, voi lo pensate,
voi lo pensate, dite, ma perché mi hanno capitato queste cose? Però non ci mettete di... c'è stata qualche cosa che vi spinge dietro a dire, questa cosa non è così, perché è andata a capitare proprio a me? Ma non mi avere, che è proprio in quel momento che lui mi sta sospingendo a creare delle situazioni. Io sono stato nella disperazione e nel giro di 3-4 giorni ho risolto i miei problemi di lavoro, di... è un problema perdere un lavoro e ad avere 6 figli da mantenere, no, in 3 giorni ho risolto il lavoro. Un po' una capa tosta, ma non era una capa tosta, era il dottore che mi diceva andrete, ma non so, andrete. In 10 minuti in giorno, la mia tosta mia, si è comprata un pulmino nuovo, 1.150.000 lire da capia a Miana, e le cose andavano a senso unico, a senso unico, a senso unico, non è lì, è sempre dottore. Dottore, come voglio dire, è un metano a 980, come si chiama? Come si dice? La forza del metano, è quella forza che spinge dietro, che mi fa fare tutto, pure che vi trovate una montagna annanza. Dottore, ma ci posti che la montagna, ma che ci va là? Vai avanti, dice. Esatto, un magico spastica. Che si amano e si vogliono bene, l'una sull'altra. Va bene? C'è scritto come c'è scritto.